Operazione all'alba della squadra mobile di Caserta che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia a carico di 9 persone indagate a vario titolo per estorsione, detenzione e porto illegale di armi, furto aggravato, rapina aggravata, ricettazioni, indebito utilizzo di carte bancomat con l'aggravante del metodo mafioso al fine di agevolare i bidognetti. Le misure cautelari sono state eseguite nelle province di Napoli, Caserta, Latina, Ravenna e Chieti. Nel mirino degli inquilenti l'evoluzione del sodalizio dei Casalisi, riconducibile a Francesco Bidognetti, tra l'agosto e il novembre del 2015. 5 le persone finite in carcere, 4 agli arresti domiciliari. Tra le accuse, il gruppo criminale avrebbe estorto denaro ai proprietari delle abitazioni a destra del Volturno, versamenti per il servizio di guardiania, una sorta di estorsione sulla sicurezza dei villini. Chi non aderiva, infatti, subiva danneggiamenti o furti alle abitazioni. Al centro delle indagini anche alcune rapine a mano armata, compiute da parte del gruppo criminale nei confronti di un supermercato di Mondragone.